Buongiorno ragazzi e buongiorno aspiranti investitori. Allora, intanto complimenti veramente al nostro gruppo Academy Diamond perché questa settimana è stata una settimana molto particolare. Abbiamo ricevuto da parte vostra tantissime notizie positive di operazioni concluse. Solo ieri mi è stato comunicato, l'ho anche pubblicato, di una coppia di giovane, marito e moglie con due bambini siciliani che hanno concluso il loro quarto stralcio e se non sbaglio sono venuti poco meno, forse se non sbaglio, poco meno di 12 mesi fa al corso Stralci Immobiliari. Potete confermarlo anche voi se avete visto. E hanno pubblicato la loro testimonianza ringraziandoci e hanno concluso il loro quarto stralcio in meno di un anno. E stiamo parlando di una famiglia impegnata che lavora con due bambini. E quindi questo è molto importante per voi, per te che magari in questo momento non stai avendo ancora i loro risultati, sapere cosa c'è dietro il successo o il fallimento di una iniziativa. Intanto complimenti anche per ieri, mi ha comunicato Stefano Mantelli, che è un nostro corsista. Fabio si è aggiudicato un'asta segnalata da Mantelli, quindi una buona segnalazione su Genova. Mi sembra un immobile intorno ai 30.000 euro, dove c'era lui che partecipava dal vivo, quindi non telematicamente, e simultaneamente c'era presente online un concorrente che mi sembra poi non abbia fatto rilanci. Quindi ieri ha visto anche un'asta telematica in un certo senso e si è aggiudicato l'immobile. Parliamo di un immobile di 30.000 euro che calcolando che qualche anno fa questi immobili qua so dove è la zona si vendevano sui 150.000, quindi un ottimo risultato. Poi abbiamo visto l'operazione di Christian che era sta rivendendo il suo immobile e un'altra operazione di Maria Elena, non vorrei sbagliarmi il nome, cominciate a essere tanti, che ha concluso anche lei l'operazione di cessione del preliminare e adesso sta rivendendo l'immobile. Quindi i risultati positivi stanno arrivando e a me interessa soprattutto vedere le pubblicazioni delle prime operazioni. Va bene, ieri abbiamo avuto anche la cosa positiva del quarto stralcio di questa famiglia siciliana, non voglio fare nomi per privacy, però comunque l'hanno pubblicata nel gruppo, quindi hanno ringraziato anche Burgio Pino che li ha seguiti. E cosa vuol dire? Cosa c'è? Qual è il filo sottile che lega praticamente il successo o il fallimento di un'iniziativa? Allora, intanto partiamo da un presupposto certo e sicuro. Le persone che sono dentro questo gruppo, che stanno avendo risultati, e le persone che sono dentro questo gruppo, che non stanno avendo risultati, hanno frequentato lo stesso formatore, quindi il sottoscritto, e hanno avuto accesso alle stesse informazioni. Okay, quindi hanno investito dei soldini e hanno partecipato a un corso online o a un corso dal vivo qua a Genova. Quindi le informazioni sono le stesse, quindi le condizioni sono uguali per tutte. Le zone d'Italia è vero sono le più disparate, ma se si concludono affari anche in zone particolari dove magari c'è anche difficoltà di trovare lavoro, c'è un po' di crisi più sentita come alla Sicilia giustamente, o dove si concludono affari anche a Genova dove la crisi non è finita, tutte le zone sono valide per poter concludere le operazioni immobiliari. Quindi a parità avete le stesse chance di queste persone che stanno ringraziando il sottoscritto e ringrazio io voi di aver comunicato la conclusione della vostra operazione, hanno le stesse informazioni. La differenza qual è? Io conosco poi i corsisti in maniera un po' più personale che non semplicemente da un post su Facebook. Cosa c'è dietro il lavoro quando una persona ha delle informazioni e come fa a trasformarle poi in soldini, in denaro sonante? È l'applicazione. Okay, una volta conosciuto il metodo, la differenza tra chi ha risultati e chi non ne ha è l'applicazione cieca di un metodo. Io ho un metodo di insegnamento personale, lo vedete, quando parlo sono molto spontaneo, quando insegno sono molto visivo, nel senso che parlo in maniera molto visiva, insomma, gesticolo tantissimo. Ho un modo di insegnare, quindi chi mi segue sa che spiego molto, molto in maniera tecnica, nel senso che comunque sono meno paroliere.
nel senso che non faccio discorsi motivazionali, ma vado molto sulla tecnica. Quindi cosa vuol dire? Che l'applicazione di un metodo, dopo che si è avuto la possibilità di accedere a queste strategie, è fondamentale. E per applicazione di un metodo vuol dire applicare quello che ti insegna il sottoscritto. E quindi cosa vuol dire anche? Che se ti dico che devi andare a fare determinate attività, come la convenzione con un mediatore per chi vuole fare cessione del preliminare, o fare il contatto con l'esecutato per chi vuole fare uno stralcio, lo devi fare finché non hai il risultato. Quindi dici, ma quanto tempo ci devo mettere? Non lo so, dipende, poi ognuno di noi è diverso. Finché non hai il risultato, devi perseverare. Perché ricordati, se ce l'hanno fatta gli altri corsisti, e non sono immobiliaristi, stanno diventando immobiliaristi, sono partiti da zero come te, ce la puoi fare anche te. L'unica differenza magari tra te e loro è che loro non hanno abbandonato quando il momento non era positivo, nel senso che magari avranno ricevuto dei no, avranno avuto delle giornate bruttissime dove non riuscivano proprio a ottenere niente, magari mesi passati a prendersi dei rifiuti, poi si sono sbloccati. La cosa fondamentale è concludere la prima operazione, anche se guadagni magari 2500 euro, ok? Ma concludere l'operazione in maniera positiva è fondamentale per avere l'entusiasmo e la certezza di dire, beh, si può fare. Le altre persone non sono sicure, per quello abbandonano, perché ci credono di non essere all'altezza. Quindi non danno tempo alla propria mente, al proprio carattere, alle proprie abitudini di cambiare. Nel senso che fino a ieri tu non facevi queste attività, come puoi pretendere che in due mesi magari tu possa ottenere dei risultati che delle persone hanno studiato, fatto sacrifici per degli anni prima di diventare ricche? Quello è il discorso, perché ricordati, l'obiettivo qual è? È quello di risolvere una problematica finanziaria. Se devi investire in immobili per fare un'operazione ogni 5 anni, la tua situazione economica sinceramente non cambierà. Quindi è fondamentale da parte tua essere, tra virgolette, molto più severo con te stesso, vedere anche, essere anche un po' più presuntuoso, nel senso di dire, ma se ce l'hanno fatta queste persone qua, comunque se sono partite anche loro senza esperienza, hanno sicuramente affrontato degli ostacoli. Questa famiglia che ha concluso 4 stralci, non credo che non abbiano avuto delle problematiche, le avranno superate sicuramente. Quindi devi mettere in preventivo che ci saranno degli ostacoli e devi pensare già come se avessi concluso l'operazione. Che sensazione proveresti? Quale sarebbe la tua sensazione nel momento in cui magari ti trovi sul conto corrente una cifra che guadagni magari in un anno e mezzo di lavoro? Cosa penserebbe la tua famiglia, i tuoi figli, tua moglie o tuo marito se ti vedesse che stai creando benessere da un'attività alternativa diversa dal tuo lavoro? Queste domande qua te le devi fare, devi immaginare quel momento lì in maniera tale che tu puoi superare quegli ostacoli lì. Quindi le caratteristiche di questi investitori, che ormai sono diventati investitori, quando concludi un'operazione in maniera positiva, sei entrato nel gruppo degli investitori, hanno avuto la caratteristica di essere seguiti, quindi si sono informati, hanno speso dei soldi, hanno investito dei soldi in formazione e poi hanno applicato il metodo. Ci sono molte persone che invece investono soldi in formazione e poi non fanno un cavolo e abbandonano. Quindi tu devi essere più costante, devi anche sapere che magari ci metti 2 anni perché sei un po' più di coccio, va bene, piuttosto ci metti anche 2 anni, ma non devi smettere finché non hai ottenuto il risultato. Poi vedrai che la seconda operazione arriva di conseguenza, perché è l'entusiasmo che ti fa lavorare senza avere quel peso addosso di negatività che ti dice, ah, ma non ce la faccio, poi vediamo, poi rimandiamo, ok? Quindi complimenti, sono contentissimo. Molti pensano che io faccia formazione solo per un discorso economico. Dovete sapere che io ho iniziato a fare formazione perché non sapevo cosa fare, nel senso che grazie agli investimenti immobiliari avevo tanto tempo libero e siccome sono uno abituato a lavorare tanto, perché avevo 10 agenzie, mi mancava un po' qualcosa per rimanere più impegnato. E quindi la formazione è nata non per un'esigenza economica, ma per essere impegnato, per avere un hobby, insegnare agli altri quello che sono riuscito a fare io. Sono 9 anni che lo faccio e lo faccio tutti i giorni, ogni giorno. Di me si dicono tante cose, più che altro spesso e volentieri sono cose negative da parte dei concorrenti, però io preferisco più insegnare che fare vedere le mie ricchezze. Sono fatto così, non vedrai mai la mia automobile, non vedrai mai la mia prima casa, non vedrai mai la mia seconda casa e così via, perché non serve a niente, ostenta soltanto benessere e offende le persone
persone che in questo momento non si possono permettere di avere magari una vita come quella del loro formatore. Certo, tutto fa, però quello che io preferisco mettere in piazza è la mia esperienza, la mia capacità di formare. Un conto è saper investire, un conto è insegnare agli altri a investire, è una bella differenza. Puoi essere anche un immobiliarista doc, ma non sei predisposto per insegnare agli altri, non hai pazienza, non credi nelle persone, non dai fiducia, non le stimi, e quindi se fai formazione solo per soldi ovviamente diventi una persona che dura poco, cioè praticamente scompari nel giro di 6 o 7 mesi. Se sono 9 anni qui in questo momento è proprio perché la passione che ho è alimentata non dal denaro ma dalle soddisfazioni che provo quando vedo pubblicate le operazioni, soprattutto le prime, di ragazzi o di ragazze, uomini o donne, ormai ci sono anche persone adulte come me, e che fino all'altro ieri non avevano mai concluso niente nel settore immobiliare. Per me questo è gratificante, soprattutto quando poi mi ringraziano, e non sono ovviamente testimonianze a pagamento, sono spontanee. Ok? Bene ragazzi, quindi mi raccomando, se vedete anche queste persone qua che pubblicano le operazioni nel nostro gruppo, provate anche a chiedere in maniera pubblica qual è stato l'ostacolo maggiore, non quanto ha guadagnato, ma qual è stato l'ostacolo maggiore, cosa ha superato, quando è che stava per abbandonare invece poi ha avuto la forza di andare avanti, non quanto hai guadagnato, ha guadagnato 100.000, cosa ti cambia a te, cosa ti entra dentro? Devi sapere cosa ha superato per arrivare a concludere l'operazione. Magari ha guadagnato anche 5.000 euro, ma ha concluso un'operazione, ha portato soldi a casa, pochi ma ne ha portati. Ci sono persone invece che non fanno neanche la proposta, non fanno neanche il contatto con l'esecutato per lo stralcio, non partecipano neanche a un'asta. Quindi ricordati sempre, prima regola, informazioni, metodo, e poi applicazione del metodo finché non raggiungi l'obiettivo. Ragazzi, grazie ancora, sono felicissimo di queste operazioni, vi auguro un buon business, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.